Mariani, bisognerebbe tornare a fare politica secondo una parte del PD, che nei giorni scorsi ha fatto un comunicato stampa invitando così anche ad essere più uniti per dare l'avvio ad un nuovo metodo di politica. Ecco, il PD, la parte del vostro PD, che cosa pensa di questa nota che sicuramente avrà letto, no? Avrete letto nei giorni scorsi? Sì, sono pienamente d'accordo, l'ho detto più volte anche all'assessore regionale Dino Pepe, che è giusto cercare di migliorarsi, cercare di naturalmente aggiungere un pezzo in più al curriculum politico che abbiamo sia a livello provinciale ma anche a livello regionale. Naturalmente questo è un appello che deve riguardare tutti, a 360 gradi. Persistono ancora notevoli problemi anche a livello regionale e quindi di conseguenza anche su quello bisognerà fare una riflessione su come operare e imparare a farlo insieme. Ecco, voi riconfermate la ricandidatura di Minossi a segretario provinciale, mentre l'altra parte del PD sembra si fa il nome di Mauro Scarpantonio come possibile candidato. Voi che cosa ne pensate e come pensate anche di muovervi? Ci saranno due candidati? Io penso che i candidati è giusto che ci siano, ce ne saranno anche degli altri, come è accaduto in passato. Io penso che appunto Scarpantoni, se dovesse decidere appunto di fare questo salto importante, lo ha già fatto l'ultima volta. Ricordo che si è candidato già l'ultima volta contro lo stesso Minossa, è giusto che ci riprovi e quindi di conseguenza penso che sia un nome che già appunto gode di una sua visibilità e che già si è misurato. A ottobre ci siamo, quindi si rivoterà per la segreteria provinciale, anche per i nuovi circoli, il futuro di questo PD in provincia di Teramo. Il futuro del PD in provincia di Teramo è un PD naturalmente che guarda a nuove realtà politiche, nuove geografie che si sono naturalmente create, che sono nate frutto anche di dinamiche nazionali, soprattutto di dinamiche nazionali, quindi sicuramente ci sarà da parte di coloro che hanno il compito di guidare politicamente, quindi da parte dei segretari a tutti i livelli, ci sarà sicuramente una discussione che riguarderà il futuro non solo della provincia di Teramo, ma anche della città capoluogo, che è di vitale importanza in questo momento per il Partito Democratico, vista la difficoltà che sta vivendo Teramo città. Se Brucchi si dimetterà, come sembra, ma non è ancora dato per certo, visto che il 15 settembre è alle porte, il PD pensa di riconquistare il comune di Teramo? Il PD più che guardare la riconquista del Comune di Teramo sta guardando in questo momento ad un programma per la città di Teramo, ad un progetto credibile che abbia dei fotogrammi da dover ben fissare e da presentare, da proporre alla gente, perché la gente oggi si aspetta questo, cioè, i cittadini teramani oggi si aspettano di avere delle certezze in un momento dove i problemi sono molteplici, le difficoltà sono tante, con eventi sismici che purtroppo non cessano e quindi di conseguenza alimentano le giuste paure. Quindi sarà questo il compito del partito, quello di presentare un programma credibile, dopodiché attorno a questo programma credibile e questo progetto per la città penseremo alle alleanze e ai nomi anche dello stesso PD che dovranno guidare e dovranno essere poi i realizzatori.